Cari amici della Rari, proseguiamo le nostre interviste per conoscere i nostri beniamini che compongono la rosa della Rarinante Savona in questa stagione. Oggi è la volta del nostro Jacopo Colombo. Ciao Laura, ciao a tutti. Ciao Jacopo. Jacopo che ha i capelli bagnati perché insomma hanno finito poco fa di allenarsi, perché tra poco partiranno per la partita di domani, che è quella con la Lazio a Roma. Insomma, una partita veramente tosta, Jacopo. Sì, siete pronti? Sì, quella di domani è una partita molto importante, è la penultima partita, l'ultima fuori in trasferta. Siamo pronti, siamo carichi, è stata una settimana molto importante, la partita l'abbiamo preparata penso nel modo giusto. Abbiamo fatto mercoledì un allenamento contro il quinto che ci è servita per sistemare gli ultimi dettagli. Sarà una partita complicata, la piscina è stretta, giocare a Roma contro una squadra romana non è mai facile. Però noi siamo carichi e motivati e cercheremo di portare a casa il risultato. A chi bisogna stare attenti particolarmente a questa Lazio? Beh, è una squadra compatta, ha due o tre giocatori magari un po' più bravi rispetto agli altri, Cannella è uno di questi, poi hanno il centrovolo forte, fisico, leporale, e poi un giocatore molto esperto come Giorgi. Ma nel complesso tutta la squadra è esperta, con ragazzi giovani come noi, e anche loro cercheranno di dare il massimo, però vedremo come andrà. Dopo questa partita che vi aspetta domani, ci sarà il 18 maggio l'ultima della regular season, che sarà qui a Savona il 18 maggio alle 15 con la Canottieri Napoli. Insomma, altra bella squadra tosta. Sì, diciamo che anche l'ultima partita con la Canottieri sarà una partita molto importante contro una squadra al nostro livello, ce la possiamo giocare benissimo. Speriamo di avere il supporto del nostro pubblico come è stata l'ultima in casa contro il Trieste. Tanta gente, sembrava un po' l'antica tifoseria storica del Savona. È stata una bella emozione per i ragazzi in acqua vedere tanti ragazzi giovani, genitori, appassionati. È stata veramente una bellissima emozione. Speriamo di ritrovarli sabato prossimo e speriamo che magari durante la settimana ci caricheranno, ci staranno vicini, ci daranno un po' di supporto sui social, in piscina. E speriamo, dai, perché è veramente importante per noi. Qualche messaggino di incoraggiamento sui nostri social vi farebbe piacere? Sì, ci fa molto piacere, qualcuno è già arrivato, speriamo che tra oggi, domani mattina, prima della partita ne arriveranno ancora, perché per noi è proprio una spinta fondamentale che ci incoraggia ancora di più per fare queste ultime due partite che sono molto importanti. Noi cercheremo di fare più punti possibile per non avere rimpianti per questa stagione che finora ci ha soddisfatto molto, direi. Senti, questo pubblico di Savona che a volte durante questa stagione insomma è stato un po' latitante e che adesso invece grazie a Dio si è di nuovo riavvicinato a voi, quanto voi lo sentite anche in acqua? Beh, in acqua tantissimo, non sembra, al di fuori non sembra, ma noi sentiamo e vediamo tanto, vediamo tutto, vediamo proprio la gente dagli spalti che si alza, che vorrebbe entrare in acqua. Per noi è l'ottavo giocatore in acqua, quindi sì, purtroppo qualche volta è mancato, però ultimamente ci sta dando una grossissima mano e si vede. E si vede, i risultati vengono fuori. Allora invitiamo tutti quanti, già noi una settimana prima lo facciamo, a venire il 18 di maggio a vedervi con la Canottieri, perché è veramente una spinta importante. Sì. Vi invito tutti a vedere la partita sabato prossimo contro la Canottieri Napoli alle ore 15. Sarà l'ultima partita della stagione. Forza Rari!